Sindaco, un'altra bella serata al Castello dell'Arancia, questa volta protagonista San Valentino, le alchimie d'amore, ma anche spettacolo, risate, insomma una serata davvero ben riuscita al lume di candela. Sì, mi sono divertito tantissimo, e era da tempo che non trovavo un attimo per divertirmi così. E la serata di San Valentino dedicata agli innamorati, ma in generale credo che nella vita si sia felici quando si è innamorati sempre, ogni giorno, della vita, del bello che ci circonda e anche di tutta quella che è l'enfasi di un amore, di una passione per tante cose, perché una passione può essere riservata ed è la più bella a un essere umano che ami e che ami per tutta la vita in maniera unica ed inimitabile. Poi ovviamente ci si può innamorare anche di tante altre cose, perché il buon Dio è stato meraviglioso, ci ha dato la vita, che è una cosa preziosissima, e ci ha dato anche tante cose belle che molte volte non sappiamo mantenere e custodire. Questo è il nostro limite, dobbiamo migliorare. Poi ecco la bellissima serata del Castello dell'Arancia, eventi diversi, Meridiana, il Comune, l'amministrazione. Abbiamo molti ospiti spassosi, dalla Palmina, che ci ha fatto ridere facendo queste gag appunto sull'amore, sulla vita di tutti i giorni, ma questa sera la festa degli innamorati è un classico. Abbiamo anche gli ospiti artistici del musical di Foligno, e quindi sono con noi, sono bravi, quindi viva il San Valentino, viva la bella, la buona cucina che abbiamo questa sera, viva le 200 persone che ancora una volta hanno voluto, venendo da ogni parte d'Italia, hanno voluto onorare questa bellissima ricorrenza. Barbara Vittori è il presidente della Meridiana Cooperativa Sociale, che da anni gestisce tutta l'offerta museale della città di Tolentino, compreso il Castello dell'Arancia, che ancora una volta è protagonista di un bellissimo evento dedicato all'amore, scenografia quindi ideale per tanti innamorati, ma anche per una serata di grande divertimento e spettacolo. Sì, oggi è stata una serata speciale, la prima scommessa l'abbiamo fatta nel 2016 con la prima edizione di Alchimie d'Amore al Castello, e fu un grande successo. C'è stato poi uno stop purtroppo imposto dagli eventi sismici, e quindi nel 2017 non abbiamo potuto ripetere l'esperienza, e allora ci siamo subito buttati per organizzare questa del 2018. È stata una serata che non solo vede al centro l'amore, la tenerezza, la coccola in tutti i suoi aspetti, dalla melodia, dai suoni, dai sapori, ma anche una serata divertente, una serata con spettacolo, in cui abbiamo avuto artisti che ci hanno accompagnato durante tutta la cena. Una serata riuscita sotto ogni punto di vista, da quello enogastronomico, agli spettacoli, al cabaret, all'intrattenimento. Chi voleva passare un San Valentino diverso ha colto nel segno con Alchimie d'Amore. Eventi diversi, ci piace, o perlomeno proviamo a stupire, e quello che vogliamo, il nostro obiettivo è sempre lasciare un ricordo piacevole dei nostri eventi, delle nostre serate. Speriamo di aver centrato questo e speriamo che tutti si ricordino e che ci vogliano ancora e possano partecipare di nuovo alle nostre iniziative.